Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo episodio della nostra serie su This War of Mine, A Father's Promise, in cui dobbiamo tornare all'aeroporto e sappiamo tutti com'è finita l'ultima volta, per cui sono abbastanza preoccupato, ma a sto giro tocca fare le cose come si deve, quantomeno per trovare dei materiali adatti. Allora, io per l'occasione mi porterei la pistola. Il coltello, un grimaldello e la pala. Così, servirebbero magari anche i proiettili. Ne abbiamo quattro. Di soldati ce ne sono due. Teoricamente è drammatica. Però mi auguro che ci riusciremo lo stesso. Allora, ho qua 6 spazi su 15, ma che tocca fa? Peccato, spero di non rimorire perché altrimenti vorrebbe dire ricominciare un'altra volta da capo e non sarebbe bello. Allora, stavolta calma. Calma. Allora, nel momento in cui il tizio si gira. Ok, non mi vede nessuno. Lui sta andando via. E fin qua siamo tranquilli. Poi, faccio così. Mi nascondo. Preparo il coltello. E vado. Vado. No! Perché? Perché è un soldato, giustamente. Ti prego. Ti prego. Ok. È andata. È andata. È andata. È andata. Allora. Calma. Stiamo ipercalmi. Ipercalmi. Pia tutto. Pia tutto. Tutto. Poi zaino. Non mi curo per adesso perché voglio fare le cose con calma. Allora, ma se io volessi equipaggia, ecco. Fare una cosa un po' più, ecco, tecnicamente più valida. Andiamo a occuparci pure di quello. Qua mi nascondo. Prendo un po' d'aria. Dove va a prendere un po' d'aria? Lì. Ok. No! È entrato dentro al muro. C'è qualcosa che non sta quadrando. È scomparso. Ma che cosa? Ma che cosa c'è? Vabbè. Bene, ok. Il dramma è finito. Siamo ancora vivi. Bene. Allora, prendiamo tutto quello che c'è da prendere. Curiamoci. Curiamoci. Non ci possiamo curare. Perché non mi posso curare? Vabbè, mi curerò a casa. Bene. Ho veramente tremato. Ho seriamente. Vabbè, ma Adam, ma curiamoci però. Allora, ce l'hai! Il coso per curarti c'è! Perché no? Vabbè, non se può. Gli piace camminare così. O semplicemente non è la cosa adatta a curare la sua attuale ferita. Va bene. Ci penseremo a casa, eh? Adesso facciamo quello che tocca fa. Allora. Poi, questo serve alla causa? No. Bene. Non c'è assolutamente nulla però di realmente utile qua. Da quel che vedo.
Che bello aver liberato tutto. Non mi devo preoccupare più di niente. Posso agire con serenità. C'ho due persone sulla coscienza. Però in questo momento lui è abbastanza preso dalla ricerca della figlia, quindi confido che non si preoccupi troppo delle conseguenze. Allora, prendi... No, vabbè, tanto quello non ci frega niente. Materiali. Non mi pare vero. Non mi pare vero. E dunque, vabbè, l'acqua. Io vorrei curarmi, ma non lo posso fare. Pistole 2. Però me le posso rivendere bene. Ecco, facciamo così, che mi pare la cosa più giusta. Poi vediamo che altro si rimedia. Dunque, questo servirebbe, per cui facciamo meno di questo. Vediamo se ci sono cose irrinunciabili sopra. Vediamo se troviamo qualcosina. Acqua e nient'altro. Tanto qua c'è ancora roba. Altra carne. Allora, di cosa posso fare a meno? Medicina alle erbe, ecco. Facciamo a meno delle medicine alle erbe. Parti di armi, componenti, valuteremo. Vediamo che altro c'è qua. Non può salire? No. Mentre se io facessi da sotto, avanzerebbe? No, non avanza, vabbè. Allora c'è solamente un'uscita, stranamente. Corri all'uscita, via. Andiamo a casa. Abbiamo trovato niente di utile. Cibo non ce n'è. Io non so come convincere il tizio a darci le informazioni. Mi è un po' problematica la cosa. Comunque, qualcosa da mangiare lo abbiamo per noi. Sperando non ci abbiano fregato quello che c'è a casa. Ti prego. Ti prego. Ok. Bene. Allora. Devo portargli cibo. Ha fame, ferito. Dunque, cominciamo curandoci. Un minimo. Poi agiamo sul resto. Allora, mi sento bene. La fascia. Ok. Ferito bendato. Ha fame. Allora io farei a pezzi questo. No. Chi se ne importa? No, chi se ne importa niente, perché la sedia non ci facciamo nulla, per cui per cortesia, grazie. La mia unica speranza adesso sarebbe se la trappolina ha preso qualcosa. Adesso andiamo a vedere. Allora, intanto qua non c'era niente da poter fare. Io volevo vedere giusto la... No, non abbiamo abbastanza legno per fare i pannelli, perché ho abbastanza paura che ci possano rubare la roba a casa. Ma che tocca fa? Adesso comunque lo metterò a dormire, sperando che intanto si riprenda. Tanto non ha comunque senso. Appena avrò portato quel... Mi fai vedere se c'è qualcosa? Non c'è niente. L'esca ancora lì, spero di catturare qualcosa al più presto. Vabbè. Come non detto, facciamo a pezzi quest'altra cosa? Tanto per sfogare un po' di frustrazione. Chi se ne importa? Adam, sempre peggio? Ogni episodio sempre peggio? Prendi tutto. Poi venisse qualcuno a scambiare, io cercherei di dare... Oh, mazza, l'ho chiamato! Vieni, vieni! C'è qualcuno alla porta. Andiamo alla porta. Carissimo. Sono qui per lei. Allora.
Oh, cibo sì. Ma non ha niente praticamente. Vabbè, proiettili. Gli diamo. Ah, ecco, così secco. Potremmo prendere il grimaldello. Potremmo prendere i materiali. In cambio gli diamo le medicine alle erbe. Generoso da parte mia. Allora, se è generoso da parte mia, io mi prendo un altro po' di cibo. Va bene, affare fatto. Non basta di prova. Leviamo un'acqua. Ok. Direi che ci stiamo. Grazie, ma ne ho ancora. Non mi pare. Allora, detto ciò, io credo che il cibo, cioè, basterà questo che abbiamo, quello in scatola. Vabbè, intanto lo faccio dormire, poi lo scopriremo. Così ci leviamo il dubbio. Andiamo alla scuola stanotte e vediamo. Intanto, a questo punto, alternative non credo d'averle. Dunque, siamo arrivati al momento della verità, per cui io direi di andare alla scuola. Tanto, aeroporto 85, scuola 83%. Qua il 44. Andiamo alla scuola e vediamo se con questo cibo riesco a cavarmela. Nel senso, mi porto tutto e vediamo se basta. Poi grimaldello 1, pala 1, fucile, pistola e proiettili. Sono le cose che mi interessa di più conservare in caso di necessità. Per il resto, basta, sperando che non succeda niente. Mentre noi, anzi, possiamo fare. Ma può essere utile. Possiamo. Vabbè, no, supportiamoci solamente il fucile. Possiamo fare a meno del resto. 7 spazi su 15. Siamo molto occupati, ma mi auguro basti. Mi auguro basti. Che sennò è un casino. Allora. Dunque, noi dobbiamo andare dal tizio solito. Allora, non so come arrivarci. Basta scendere le scale, non so come arrivarci. 1, 2, questa enorme. Allora, caro il mio barbone. Forza. Ho portato il cibo, sì. Voglio cibo in cambio di informazioni. Meglio se in scatola, ma andrà bene anche roba cruda. Vedi come sono generoso. Eh beh, sì. Ok. Adesso parla. Bitch. Non serve essere maleducati, non c'è molto da dire. Ho visto una bambina bionda sui 10 anni. Un tizio grosso più o meno quanto te la stava portando verso l'ospedale. L'ospedale, spero tu abbia ragione per il tuo bene. Puoi sprecare il fiato minacciandomi o puoi metterti alla ricerca di tua figlia. Mamma mia, che voglia di riprendermi ciò che mi appartiene. Facciamo le persone per bene, dai. E a questo punto, sono venuto qua a vuoto? Completamente a vuoto. Non c'è niente da prendere qua. Non ci posso credere, cioè sono. Speravo che ci fosse qualcosa di un po' più consistente, sinceramente, di due chiacchiere con una persona di dubbia provenienza e. Vabbè, vediamo qua se c'è qualcosa, quantomeno. Un minimo di bottino per la notte. Ah! Vabbè! Ci posso sta. Dai, alla fine non è andata poi così male. E ti sei salvato perché altrimenti venivo da te. Allora, a questo punto corri all'uscita, via. Quello che si poteva prendere l'abbiamo preso. Lei sa qualcosa? Che degli altri. Ah no, questo avevamo già fatto. E allora andiamo all'ospedale. Andiamo all'ospedale. Unico posto dove potremmo riuscire a fare qualcosa. Intanto, io ho rimediato tipo una ventina di pezzi di legno con i quali teoricamente potrei farmi un po' di coperture a casa. Perché
Per evitare che i ladri subentrino. Che non sarebbe male, onestamente. Anzi, forse potrebbe pure da. Oh, notte tranquilla. Ok. Bene. Che bello quando finalmente si dice notte tranquilla. Allora, leggermente ferito. Leggermente ferito lo recupero dormendo? Non mi ricordo. Dunque, la sega serviva all'ospedale? Vabbè, facciamone una. Tanto per. Poi, dunque, ha fame, qualcosa potrei essere in grado di cucinare. Su, che stiamo alla fine, Adam! Che senso c'ha adesso, sta lì a piagne. Poi, di qua io posso fare. Ecco, produciamo qualcosina. Quanti saccheggiatori? Dove va a costruirla, sta roba? Ah, ecco! Perché, insomma, se io potessi proteggere un po' ciò che possediamo, sarebbe. Cioè, sarei molto più tranquillo nel gestire poi il tutto, andare con molta più calma a fare cose e non mi preoccuperei granché di tutto il resto. Che poi, onestamente, non mi ricordo, o meglio, non so poi se in questo DLC le coperture sono sufficienti per garantire una totale immunità. Spero di sì. Allora, vediamo se se ne può fare un'altra. Credo di no. Sì, si può. Produci! Dove lo mette l'altro? Ah, al piano di sopra, giustamente. Così almeno un minimo di garanzia in più. Una porta chiusa a chiave? Ma dove? Cosa sta dicendo? Adam ha iniziato a delirare per qualche arcana ragione e lo stiamo perdendo forse. Vabbè, adesso io faccio la costruzione di questa barriera. Poi gli faccio mangiare qualcosa, dormo e siamo pronti ad andare all'ospedale. Non possiamo far altro. Dunque, ci siamo. Casa è quasi completamente protetta. Lui ha mangiato, è purtroppo ancora leggermente ferito, è purtroppo ancora stanco. Però adesso stiamo per andare all'ospedale. Per cui io porterei la sega, un grimaldello, il fucile, i proiettili, tutti, e la pala come arma contundente. Che almeno ci è utile anche per il resto. Grimaldelli 2, tanto non occupano spazio. Per il resto non mi porterei nient'altro perché tanto non credo ci serva. Andiamo! Andiamo! Sarà durissima. Allora. Non è. Chiediamo al tipo. Salve. Cercasi informazioni. Sto cercando mia figlia, è scomparsa. Qualcuno ha detto che è stata portata qui. Non so niente, amico. Ma chiedi pure in giro, magari qualcuno ti sa dire qualcosa. Va bene. Io non faccio niente di strano. Chiedo e basta. Tanto mi prendo le cose che possono servire. Che tanto male non ci fanno. Non so a chi mi converrebbe chiedere. Se a questo piano, se a quello più alto, non lo so. Tanto vediamo un po' anche qua. Vabbè, prendiamo cose che non servono. Allora, rovistiamo. Rovistiamo un po'. Quindi, ecco un estratto della relazione sui danni causati da uno dei bombardamenti. Vabbè, qua c'è solamente da commemorare, purtroppo. Poi, dunque qui non c'è niente, qui potremmo entrare con una sega, ma ho paura di attirare troppa attenzione indesiderata in un momento in cui c'è la guardia fuori e non vorrei avere problemi. Piano di sopra, allora qui non c'è niente, rovistiamo. Andiamo, no, per carità, andiamo al dunque prima. Chiediamo in giro.
Poi ci occupiamo del resto. Allora, cerco mia figlia, l'hanno rapita, l'hai vista? Penso di averla vista con te un paio di giorni fa, ma da allora più niente. Di averla vista con me. Non sono mai stato qui, sarà stato il suo rapitore. Oh, povera ragazza, ti auguro di trovarla. Sai dove l'hanno portata? No, mi dispiace, vorrei davvero poterti aiutare. Niente, inutilità cronica di tutti. Non sono sicuro di come arrivarci. Andiamo al piano di sopra. Non posso raggiungere quel luogo. Non puoi fare niente. Complimenti. Allora, andiamo giù. Io qualche indizio lo devo trovare da qualche parte. Ci sarà un medico a cui chiedere. Cioè, c'è la guardia e c'è uno malato? Ah no, c'è qualcun altro. Allora, chiediamo a lui. Ehi, hai visto una bambina di 10 anni? Sto cercando mia figlia. No, mi spiace per la tua perdita. Non l'ho persa, la salverò, stavo dicendo. Non mi illuderei se fossi in te, non con tutti i soldati qui intorno. Guarda, mi hanno torturato, mutilato. Bene, maledetti bastardi, spero che marciscano sottoterra prima che tutto questo finisca. Vabbè. Incomprensibile, nel senso, non c'ha più un braccio. Salve. Scusami, una domanda. Torna più tardi, per favore. Sono l'unica infermiera rimasta dopo il bombardamento. Devo prendermi cura di questo paziente. No. Non mi sta aiutando. Quindi io da lei non ci posso andare. Allora, al piano di sopra abbiamo... Nessuno a cui chiedere, bene. Ciao, non fare casini, io non ho visto nessuno. Troviamo qualcuno che ci sa indirizzare da qualche parte. Salve. Sono in cerca di info. Mi può dare info? Sto cercando mia figlia, bassa, bionda, qualcuno l'ha vista? Davvero, lascia che indovini, ti serve per usare il corridoio umanitario. Scusa, è molto malata, la devo trovare. Sì, certo, non sei il primo ribelle che prova a lasciare la città fingendosi un parente innocente. Hai le mani sporche di sangue, non fare sciocchezze, ti tengo d'occhio. Ma cosa vuole? Vabbè. Addio. Ecco, risolto il problema. Sul nascere. Bene. Cosa vuol dire? Cosa fa? Stanno venendo a cercarmi. Bene, forse non avrei dovuto fare ciò che ho fatto. Credo che stiano venendo per me. Ho la sensazione che qualcuno possa venire per me. Spero di no. Vabbè. No. Ah, ecco, il tizio ha mollato il colpo. Vabbè, meglio così. Sì, ma in tutto ciò, allora io voglio parlare con la dottoressa. Dottoressa? Vabbè, ma se lui è quello che sa qualcosa, allora che parli. Parla. Non parla. Vabbè. Mi devo sbrigare, usciamo così. Si torna prima. Io non so dove andare, allora. Cosa devo fare? Devo tornare. Sta diventando più freddo, te pare. Allora, nottata tranquilla. Allora, io credo che a questo punto urga assolutamente una stufetta.
Fornello rudimentale. Non c'era. Ah, eccola, infatti. Stufa semplice. Ci servono 18, 18 componenti, 18 attrezzi, 18... Io a casa ho finito tutto. Fanno meno 2. Mangio. Cucino e mangio. Posso fare nient'altro. Produci. Devo spalare perché? Vabbè, adesso vediamo. Intanto cibo. Pasto. E fin qua ci siamo. Poi spaliamo un attimo per capire qua la situazione qual è e cosa eventualmente ci guadagniamo a farlo. Non me la ricordo sta cosa. Ah, l'acqua. Vabbè, ma non mi interessa a me adesso l'acqua. Dunque, dormo. Non posso fare nient'altro. Cioè, potrei... Che posso fare? Nient'altro. Casa è completamente protetta, perché non mi dà più alcun tipo di possibilità per quanto riguarda l'esterno. Laboratorio delle erbe? Ma tanto non c'ha bisogno. Distilleria rudimentale non mi interessa per adesso. Niente, posso dormire banalmente. Visto che è molto stanco, lo facciamo dormire molto, sperando che contribuisca a dargli quella carica che serve. Allora, il nostro Adam si è completamente ripreso. Sono le 7, terminiamo il giorno prima che si prenda l'influenza, visto che non possiamo fare niente, e torniamo all'ospedale cittadino in cerca di novità. Allora, la sega, i Grimaldelli 2, il dunque buona frequenza di fuoco, prendiamo questo, tutti i proiettili che abbiamo, perché ci manca solo che ce li fregano. No, me ne porto allora 20, visto che quell'altro occupa spazio. Per il resto, la pala può essere utile come arma contundente e basta. Il resto mi sembra più che sufficiente. Allora, tocca trovare risposte adesso. Andiamo diretti alla dottoressa, visto che ha detto ripassa. Sono ripassato, signora. Ciao. Sto cercando mia figlia, qualcuno ha detto che è stata portata qui. Non so niente amico, chiedi pure in giro. E questo, già lo sapevamo. Dottoressa? Dottoressa, ha finito? Scusami una domanda. Torna più tardi. Sono l'unico infermiera rimasto del bombardamento. Sì, ho capito. Beh, che cosa vuol dire torna più tardi? Sto qui. Vabbè, chiudiamo qua. Mi metto a rovistare. Vabbè, non avrei voluto farlo, ma visto che ho sprecato un grimaldello. Spazzatura e polvere. Bene. E allora l'unica è quello lì con la sega. Qua non c'è nulla. Qua non c'è nessuno. E l'unica è qua. Ecco, inizia a tagliare, forza. Mi sembra l'unica cosa che si possa fare. Cioè, non noto... Bene. Qua grimaldelliamo violentemente. Fatemi trovare qualcosa, vi prego. Vi prego. Vabbè. Niente di particolare. O meglio, cose che, di cui non abbiamo bisogno più che altro. Ecco, qua già si ragiona di più. Poi io ruberei il resto allora. Andiamo a vedere qua. Prendi tutto. Ma io vorrei capire qua come ci arrivo. Ah, ecco. Meno male che ho la pala. C'è qualcosa dall'altra parte? No. Non so come arrivarci. Bene. Quindi non ci serve. Confido che ci sia qualcosa allora da quest'altra parte da poter fare. No.
Ho usato la pala per sgranchirmi le mani. Fa piacere. Sì, vabbè, ma io come vado su? Niente, questo è il dialogo di prima. Sì, vabbè, ragazzi, però. Io ho bisogno. Ho bisogno di far qualcosa. Ah, santo cielo, questo non so come arrivarci. Già mezzanottata è andata, su! Beh, ripuliamo qua. Niente, non ci interessa. Ripuliamo qua. Non ci interessa. Qua. Non ci interessa, fondamentalmente, no. Niente, vado al piano di sopra, allora. Quello dove ho avuto quell'incontro ravvicinato con un simpatico omaccione. Dunque. Io voglio andare a parlare con quella. No, volevo andare qua, ma che. Adam! Però santo cielo! Andiamo? Di qua non si può andare, bene. Rovistiamo qua. Niente, no, non c'è niente. Troppo poco tempo. Cibo ce l'abbiamo, su, non c'è bisogno di prenderlo. Voglio cercare di fare alla persona per bene fin quando mi è possibile, quantomeno. Oh, parliamo con questa, su. C'è una felpa sul letto, assomiglia incredibilmente a quella che aveva addosso Amelia. Sono quasi sicuro che sia la stessa, era di sua mamma. Come ha fatto questa donna ad averla? Devo chiederglielo. Chiediglielo. Scusami, questa felpa appartiene alla mia figlia. Come l'hai avuta? Me l'ha data un'infermiera. Chiedi a lei se non ti fidi di me. Qui di notte fa molto freddo, soprattutto dopo il bombardamento. Per favore, lasciamela tenere, sono debole, una semplice infezione mi potrebbe uccidere. Vabbè, chi sono io per privartene? Però. Ah no, vabbè, ma poraccia, gliela lasciamo. Però se trovo la bambina e ne ha bisogno. Vabbè, andiamo prima dall'infermiera, su. Cori! Santo cielo! Se faccio in tempo gliela prendo, se non faccio in tempo no. Infermiera? La felpa! La donna del secondo piano mi ha detto che sei stata tu a darle la felpa. In realtà appartiene a mia figlia. Sai dov'è? Oh, qui c'è stato qualche bambino. Forse il dottor Jeffy Mo ti potrebbe aiutare. Ma ieri notte è stato catturato dai soldati. Sai dove l'hanno portato? La guardia all'entrata potrebbe saperlo. Per quanto riguarda la felpa, l'ho trovata per terra al secondo piano. Mi farebbe piacere se non te la riprendessi. Abbiamo pochissime coperte e indumenti caldi. Va bene. Va bene. Dimmi, dimmi dei soldati, dimmi. Oh. Ho sentito che potresti sapere dove è stato portato il dottore. Chi te l'ha detto? Che legame hai con lui? Sto cercando mia figlia e lui potrebbe sapere dov'è. Devo parlargli. Non sarebbe in condizione di parlare anche se lo lasciassero uscire, cosa di cui dubito fortemente. Ma noto che sei disperato, quindi c'è un magazzino di giocattoli abbandonato qui vicino. Ci portano le persone per interrogarle, ma non ci andrei se fossi in te. È un suicidio. Bene! Bene! Vabbè, vado a casa. Vado a casa. Che bello! Sempre belle notizie! Vabbè. Vabbè, ragazzi. Che cosa dire di ciò? Io spero di avere abbastanza roba per fare la stufetta. Perché sennò è un problema serio. Perché se mi si raffredda, ecco. Ci hanno fregato tutto, le cose più importanti. Ma da dove sono entrati? Scusate, ma se io ho il blocco, vabbè. Comunque sia, vediamo se adesso potrei farmi la stufa. Volendo, tanto poi devo uscire da qua adesso, per cui a poco importa. Ci hanno fregato la legna, bene, sono contento. La legna che mi serviva adesso non ce l'ho. Vabbè.
Ragazzi, io vi saluto a questo punto, vi ringrazio per avermi seguito, vi do appuntamento alla prossima in cui spero che arriveremo alla conclusione di questa avventura, perché mi sta a venire la depressione e c'ho pure freddo. Per cui niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.